Cumulo di fatiche dell'amaro mercoledì di Coppa. Sarà per la preoccupazione suscitata dalla presenza della Roma alle calcagna. Sta di fatto che la Juventus del primo tempo contro l'Inter sembra imbalsamata e deve affidarsi a Platini per uscire dal suo torpore. A volte dà l'impressione di muoversi più tra pattoni in panchina che non la squadra in campo. Il gesto di stizza dell'avvocato Agnelli illustra un momento delicato per i bianconeri. Su punizione di Cabrini, Zenga si supera. Sul susseguente cross di Mauro, Ferri frana sul francese, occasione il penalty. Mi raccomando, Zenga, niente scherzi, sembra gridare Platini al portiere prima dell'esecuzione. La rete del transalpino dispensa ossigeno ad una Juventus non in crisi, ma sicuramente in difficoltà. Nella ripresa la Juventus, se non altro, appare più sciolta, pur senza toccare livelli di gioco realmente apprezzabili. Trapattoni si affida alle energie fresche, Caricola e Pin, ed è proprio su cross di Caricola che nasce l'azione del raddoppio. Quando la palla giunge fra i piedi di Platini, l'avvocato Agnelli ha un sobbalzo e comprende che il francese è in serbo la vampata di genio. Assist per Bonini e bordata del 2-0. Per mezz'ora si è giocato.